Carissimi amici, molti di voi mi fate domande sul trampolino. Come iniziare? Dove iniziare? Quale allenamento devo fare per partire al meglio? Allora, mio consiglio per avere tutti i risultati che vediamo con il trampolino, cioè grandissimo dimagrimento e riduzione della ritenzione idrica, è 3 volte alla settimana per almeno 40 minuti. Se non potete fare 3 volte a settimana, va bene anche 2 volte alla settimana. Per avere grandi risultati, ovviamente se riesco a fare 3 volte alla settimana un'ora ancora meglio, ma 3 volte alla settimana 40 minuti è già sufficiente. Però andiamo a capire dove partire. Allora, se tu sei sulla mia palestra nelgiocooper.com è semplice, perché il trampolino c'è un allenamento specifico tutti i giorni. Lo trovate su mela, pera e super jump. Ecco, così durante l'arco della settimana il tuo allenamento sarà 3 volte super jump e 2 volte pera se portate più peso sulle cosce, o mela se portate più peso sull'addome. Invece tu non hai la mia palestra, perfetto, c'è YouTube, potresti andare su YouTube. È un po' più complicato perché dovrai andare a creare da solo il tuo allenamento, ma non è impossibile perché c'è un playlist totalmente dedicato a super jump. Così scegli, partendo, mio consiglio, dal tutorial di Detto Fatto, perché sono proprio esercizi che ho fatto per le mie beniamini, la mia guerrieri di Detto Fatto. Così sono molto lineari, sono molto semplici e ti potresti partire da là. O altrimenti, che cosa potresti fare? Una volta a settimana sul gruppo Facebook Super Jump Un Popolo Che Salta, di solito è mercoledì, di larga linea mercoledì alle 18, troverete una lezione con uno degli insegnanti, o me o uno dei miei insegnanti, che è un allenamento di circa 40 minuti. Così, una volta a settimana, live alle 18, mercoledì sera, potresti fare Super Jump. Per fare super jump, mi raccomando, è necessario un trampolino professionale, magari di Cold Sport. Perché ti dico di Cold Sport? Perché Cold Sport è tarato per super jump. Non sto dicendo che non esistono altri trampolini che potrebbero essere professionali, però ogni risposta elastica o ogni tempo dell'elasticità per il salto cambia con le dimensioni o con la tesura o l'attenzione del tappeto stesso. Così il mio consiglio è di utilizzare un trampolino di CoSport, di seguire nelgiocooper.com se volete fare super jump tutti i giorni, perché l'allenamento c'è original e combat e total body, e anche specifiche per le zone addominali, pettorali, interna coscia, esterna coscia, o altrimenti su YouTube o altrimenti su Facebook. Mio consiglio è di farlo 3 volte alla settimana per almeno 40 minuti e cominciare a saltare. Poi l'altra cosa, non ti preoccupare se la prima volta vi sentite leggermente instabili. Fa tutto parte del gioco, perché questa instabilità è un nuovo allenamento, un nuovo assetto per i tuoi propriocettori. È totalmente normale di sentirsi un po' wow, un po' particolare per le prime 2 lezioni. Già la terza lezione vedrai che è tutto tuo. Ricordi sempre di spingere verso basso, piedi principalmente piatti, e così potrai saltare al meglio con Super Jump. Baci dalla Jill.